In Birmania gli scontri fra buddisti e musulmani si sono estesi dal centro al sud, non distante da Rangoon, facendo salire il bilancio complessivo a 40 morti. Diverse moschee e una sessantina di abitazioni sono state distrutte nella regione di Bago, 150 km a nord di Rangoon. Con un avviso sul proprio sito, l'ambasciata USA ha raccomandato con forza ai cittadini americani di evitare la regione di Mandalay, dove erano iniziate le violenze, e nel quartiere musulmano di Rangoon, attorno alla piazza Yuzhana. La Farnesina, attraverso il sito Viaggiare Sicuri, da giorni raccomanda estrema prudenza ai connazionali che avessero intenzione di recarsi nell'area. L'ex sindaco di Catania ed ex parlamentare del PDL, il noto farmacologo Umberto Scapagnini, è ricoverato in ospedale a Roma in gravissime condizioni di salute. L'ex medico di Silvio Berlusconi la notte scorsa ha avuto un infarto che ha aggravato un quadro clinico già compromesso da un attacco ischemico. Lo ha reso noto il suo legale, l'avvocato Guido Ziccone, intervenendo in aula al processo sulla costruzione dei parcheggi in project financing autorizzati dal comune di Catania. Papa Francesco potrebbe visitare la sua Argentina natale nel dicembre prossimo, in un viaggio che includerebbe anche Cile e Uruguay. Sostiene oggi il quotidiano Clarín, citando alte fonti interne alla Chiesa. Sarà dopo le elezioni, le politiche, come si era già detto, ma prima della fine dell'anno, ha dichiarato da Roma il vaticanista della testata Sergio Rubin. Secondo la versione di Clarín, Francesco potrebbe visitare l'Argentina nella prima settimana di dicembre e includere anche il Cile e l'Uruguay nel suo viaggio, riproducendo così l'itinerario seguito da Giovanni Paolo II nel 1987. Due scialpinisti sono morti travolti da una valanga in Val Martello, in Alto Adige. La tragedia si è verificata nei pressi del rifugio Nino Corsi. L'intervento del soccorso alpino è stato reso particolarmente difficile dal maltempo, che non ha consentito l'ausilio dell'elisoccorso.